campionato italiano velocità su ghiaccio nella sua seconda tappa a Pragelato si è arricchito con un grande esordio ed un'attesa conferma. Piero Longhi ha esordito nella specialità al volante della Subaru Impreza preparata da Alex Pregnolato, esperto e collaudato driver dei fondi ghiacciati. Allora, siamo qui... Alex, dove stai? Poi siamo a Pragelato, ciao a tutti intanto, e siamo qua a Pragelato a insegnare a Piero come si fa a guidare sul ghiaccio. Bravo, ecco, quello era quello che volevo sentirti dire. Vedete questa bellissima Subaru dove ho dei bei, sinceramente dei bei ricordi. Alex la usa da una vita su questi fondi qua, purtroppo poca neve, però abbiamo visto pista ghiacciatissima. E questo mi ha un po' sinceramente preoccupato. Mi avevi detto che quando avresti visto la pista forse ti venivano dei dubbi strani, eh? Il rettilineo in discesa, comunque il ghiaccio lì fa sempre impressione, quindi, però dai, tu ti abitui subito. Poi un po' di nostalgia di Subaru ce l'hai, la conosci meglio di me. Dai, adesso il tempo di prendere due righe, poi dobbiamo mettere un'ancora, perché questo qui dopo va. No, l'ancora la dobbiamo mettere quando dobbiamo andare a frenare, secondo me. Comunque penso che sarà molto divertente. Sì, dai, proviamo anche la macchina che è tutta nuova, speriamo va tutto bene e via. Ciao. Ciao. Immediato il feeling tra i due piloti che hanno usato entrambi la versione più aggiornata dell'Impreza. Vettura sulla quale Piero ha straordinari trascorsi rallistici sulla versione ufficiale della stagione 2005. L'esperienza di Pregnolato non ha tardato a farsi notare. Una pista molto ghiacciata ha offerto tutte le migliori caratteristiche agli esperti piloti. Una concorrenza decisamente accreditata ed agguerrita ha esaltato le ambizioni e tutta l'abilità dei due driver.
funambolica e precisa guida di Piero ha fatto rapidamente la differenza ed il pluricampione rally ha sfoderato come sempre grinta e determinazione, anche quando qualche noia tecnica si è messa in mezzo. Allora, io ho provato due volte, meglio. Tieni la tuta lì, no, no, me non la uso, ma, cosa mi devo fare? Ma vedrai che non lo fa niente. Tra driver e vettura ha raggiunto subito ottimi livelli ed il cronometro ha emesso verdetti sempre più a favore del duo, che ha portato al centro della scena il logo Igor Gorgonzola, il maggior partner dell'impegno tricolore. Infatti quando lo fate in terza volta sparato fuori. È la tua macchina. I continui scambi di informazioni ed il confronto costante tra i piloti ha dato a Piero l'opportunità di entrare in fretta nel miglior feeling con auto e pista e ad Alex di avere le conferme cercate. Una danza spettacolare e coinvolgente, ma sempre precisa, quella che i due piloti hanno offerto al volante della Subaru Impreza, vivendo un fine settimana ad alta adrenalina, ma in un'atmosfera di grande passione ed in un ambiente molto genuino. Esperienza, determinazione e bravura emergono e si vedono bene. Alex è salito sul podio di Gruppo N, attaccato Piero in quarta piazza, che ha preferito capitalizzare l'esperienza da usare nei prossimi appuntamenti. Al rientro di Alessandro Pondorato della Subaru Impreza STI, 253 punti conquistati da Francesco Garosci, 252 da Omar, 240 per Alessandro Pregnolato. Grazie. Complimenti ragazzi. Allora Ale, siamo arrivati alla fine, direi bene perché è un podio tuo. Ci siamo, almeno io mi sono divertito tantissimo, tu eri già abituato, mi hai oltretutto fatto conoscere anche questo mondo, questo nuovo mondo per me, mi mancava questo, perché faccio i complimenti diciamo anche agli organizzatori perché è filato tutto liscio e malgrado avete visto la mancanza di neve, sono stati veramente molto bravi nel sistemare la pista, che non era semplice. Il nostro Ale al podio, quindi grande e... Che potevamo fare forse qualcosina in più, ti dico. Non diciamo niente, ma secondo me mi piace, però potevamo fare benissimo secondo e terzo, ci stava, e è colpa della Subaru, la leva del cambio ci ha tradito, dai, possiamo dirlo. Ma poi lui reclamava, era davanti a me tra l'altro, perché lui non lo dice, cioè fa il modesto, ma mi ha fatto sudare,
c'è da dirlo. No, eravamo praticamente sì, stavamo girando su dei bei tempi, poi dopo almeno secondo Ale, perché io poi qui un mondo che conosco poco, e quindi quello che ti posso dire è che è veramente divertentissimo, quindi non avevo dubbi, me l'avevi detto, avevo un po' paura all'inizio quando ho visto la pista, perché mi sembrava, ho detto, più che con una macchina sarebbe stato ideale venire qua con dei pattini. La macchina è andata molto bene con quelle altre macchine che c'erano, diciamo che ci siamo difesi bene, il gruppo N flangiati, cioè sono contento, mi spiace per quell'inconveniente lì, potevamo fare il podio tutte e due. No. Diciamo che eravamo in configurazione gruppo N con la flangia, e quindi sì, come hai detto tu, effettivamente abbiamo visto delle vetture, diciamo, molto molto performanti, molto veloci, con dei piloti anche bravi, perché molto esperti su questo tipo di fondo. Si è alzato molto il livello e noi comunque, no, però ci siamo difesi bene, macchina nuova, no, sono contento. Dico, peccato, potevamo fare due podi, abbiamo fatto uno. Dai, chiudiamo il weekend alla grande, una giornata stupenda, speriamo anche per gli organizzatori che per la prossima volta, tra due settimane, vi ricordo, che riesca a nevicare un pochettino, effettivamente, perché sennò la situazione non è così semplice, soprattutto per chi gestisce la pista, e ci vediamo tra due settimane. Speriamo, dai, l'importante è che tutti siano divertiti, ci siamo divertiti tutti e due, e dai che ci prendiamo, andiamo. Ciao a tutti, dai. Ciao.